perché sto male, smettila! Non mi toccare! Mamma! Mollami! Ma come non vuoi che ti spinga? Mi fai far più fatica! No! Basta! Basta! Oggi sarà infinita e durissima. Siamo pronti a partire per la terza tappa. Oggi andiamo da Maceira a Peniche a Serra. No. Sì. Allora andiamo a Peniche. Aspetta un attimo. Solo a fare tipo una fermata a caffè. Ok. E poi Sau do Bouro, una roba del genere. Serra do Bouro poi. Ecco. Ti aspettano 63,77 km con 742 metri di dislivello. Il problema che ho visto è che tanto dislivello è alla fine, ma noi ci siamo, affronteremo anche questa avventura con grande successo. Ti aspetto in cima. Che brutto modo di partire, porca troia. Alessia Taddei chiaramente è partita subito camminando e ha fatto bene, perché mai sarebbe riuscita a salire e mai io avrei potuto aiutarla. Però dai, anche la prima spirita di giornata almeno per me è fatta. Taddei, che ora si è ricongiunto, ha appena dichiarato che oggi si lamenterà tantissimo e lo diceva quasi con voce di sfida. Pare ce la stia facendo sempre fuori di qua. Che brava! Buon dia. Amo, ti ho già detto che non devi essere gelosa se saluto le signore, sai? Ha salutato me, cosa vuoi? Non ti che adesso dici così. Guarda il cane che fa la guardia al gregge. Ma che te scampa una piegora. Oggi sarà infinita e durissima. Siamo già messi così. A male alla gamba, non viene più avanti. Andiamo. Dai. Un appunto. Stiamo attraversando un paesello insulso, però ci sono delle belle ville. Alessia Taddei è lì dietro. Devo dire che secondo me siamo già in ripresa, anche perché questo tratto per lo più pianeggiante le sta dando sicuramente buona fiducia. Qui il Garmin faceva fare una deviazione strana, ma che salto, perché non ha senso. Ciao mami, ciao. Ma dici che il signore in macchina che ti ha salutato ti ha scambiato per un professionista? Sì, con la maglietta così, pensate, Ma bau che molle ma avrà detto, eh? Siamo a Mortoito. Il nome non mi sa proprio bello, C'è un paese bello, lo chiamo Mortoito. Vediamo com'è Mortoito. No dai, carino Mortoito. Caratteristico anche lui. Abbiamo sbloccato un nuovo problema. A quanto pare non riesce a frenare. Lei continua a tenere leggermente premuto e scende così. Stai bella sopra. No, non riesco. Ho paura di perdere la presa. Un disastro. Stiamo facendo un mini break con le caramelle gommose come i professionisti. Buono. Professionista qua. I primi cartelli verso la nostra destinazione parziale. Peniche. Non so come si pronunci. Penso sia Peniche, però. Tratto in leggera salita. Neanche ve lo sto a dire che Taddei è in difficoltà. Però bei paesaggi. A livello di temperatura, anche oggi devo dire che si sta da Dio. Quindi tutto benone. Questa parte è veramente brutta. Siamo in salita ed è pieno di macchine. Quindi molto male. Alessia Taddei in netta difficoltà, però secondo me è una salita che riesce a fare. Ho capito che lei mi va in crisi quando superiamo il 6%, anzi dal 6%. E tanto ci sono delle pantegane morte giganti per terra, parte del paesaggio. Ormai ho capito come funziona Taddei e in effetti l'ha fatta tutta in sella questa salita. Che comunque è una salita di 2 km al 4%, lei sta riuscendo a farla tutta. Piano piano, giorno per giorno, inizia ad acquisire un pochettino di skills. Oggi le ho anche alzato un po' la sella. Quello dovrebbe aiutarla, anche se lei dice che ha paura di cadere. Il next step sarebbero le scarpe con le tacchette, però per quello siamo ancora distanti. E sicuramente non lo faremo in Portogallo. Aspetta, posso bere, mi ha appena detto. Ecco, una skills che dobbiamo ancora sbloccare è quella di bere andando. Ogni tanto ce la fa, ma in situazioni come queste no. La morte con la borraccia, perché dice che quando sta bevendo si chiude per capire come cazzo beve. Hola. Mi hanno salutato, anche se ho visto che mi hanno guardato con lo sguardo tu non sei come noi, noi siamo dei professionisti, tu sei qui a fare il cicloturista o il ciclo ombre, meglio definirmi così. Sto cercando se la deviazione che mi fa fare ha senso. Cioè, ha senso per vedere un paesello, però in statale ci si ricongiunge dopo un po' e probabilmente si fa meno strada. Adesso valuto anche cosa dice Taddei. Andiamo dritti, la fa da bilancia.
Però adesso sta strada adesso la devo togliere per allungare. Sono sicuro che tagliamo un pezzo, che già che facciamo meno strada. Questo sicuro. Andiamo dritti, andiamo via veloce. Ok, mi raccomando, stare bene sulla destra. Alla fine Alessia Taddei ha optato per fare la corta e scorrevole, che non la lunga e turistica. Stiamo facendo senza dubbio il tratto più veloce di tutto il viaggio al momento. Strada in leggera discesa, 30 all'ora senza pedalare, drittone. Un po' pericolosa come strada, ma non c'è tanto traffico, quindi ok. Siccome il taglione ci portava praticamente in autostrada, optiamo per la deviazione che mi suggerisce il Garmin, fortunatamente. Un po' dei campi dopo tutto quell'asfalto, amore. Un po' di gravel, un po' di campi. Siamo sicuramente in mezzo alla natura. Io ogni tanto mi perdo a guardare il paesaggio e mi dimentico che perdo anche Taddei. Però vabbè, dopo un po' rientra sempre Alessia Taddei chiurato, non molla mai. Stiamo facendo un pezzo di ciclabile molto carino. Siamo praticamente quasi arrivati a Peniche, sperando si pronunci così. Tutto bene, c'è la parte iniziale con salita e lo sapevamo, mentre tutto questo tratto qui è stato piana se non discesa. Questo è lo stadio del Peniche, amore, vedi? Peniche, come si cazzo si dirà. Come va, Cocolona? Tutto a posto? Beh, dai, una bella risposta. La faccetta è un po' così, però le parole erano positive. Divertirsi è un'altra cosa, però vabbè, va bene, sì. Adesso mi bevo un latte macchiato col ghiaccio. Tanto questa è la nostra prima tappa di oggi. Giusto? Sì. A sinistra! Che carino qui! Vai a fermarti a mangiare il boccone! Io seguo te adesso, A far salita subito questa qua! Vuole farmi vedere che abbatta da vendere? Vabbè, poi proprio il suo terreno di caccia parte come sul Fiandre quella volta che hai staccato Van Der Poel. Adesso stiamo andando in cerca di un posto dove fare quello in cui siamo veramente dei campioni, quello in cui veramente facciamo la differenza, la pausa bar. Per questo Alessia Taddei ha individuato un posto. Ah sì? Sei di stato perché sono bello? Ma che carino che è qua comunque, eh? Dov'è che siamo, amore? A Peniche. Pitosi. Otro mas e un panino con jamone e queso. Panino e aperitivo tipico di qua 2,50. L'aperitivo tipico di qui costa 50 cent. Con 10 euro ne bevi 20, sei morto. Allora, quando io dico che questa qua è campionessa mondiale di pause bar, non dico a caso, perché noi eravamo a 1,5 km da questo posto, che è incredibile, cioè non potrei desiderare di meglio. E lei ha detto andiamo lì, e io subito ho anche detto mamo, che andiamo fino in fondo lì a fare, andiamo lì, convinta e decisa. Anch'io l'ho seguita, perché se tu vedi Michelangelo dipingere non gli dici come farlo, ma lo lasci fare. Quindi io ho seguito il suo consiglio, siamo arrivati qua ed è veramente un posto incredibile. Adesso le ho chiesto come ha scelto questo posto e giustamente la risposta più giusta è: non si diventa campioni mondiali di pause bar così a caso. Una campionessa. Adesso mi bevo altri due aperitivi e spendo un euro. Fai te strada per andare dove dobbiamo andare poi, sai? Sto ubriacando. Cazzo, costa... Ne prendo 10, spendo meno di uno spritz a Milano. Ma che meno di uno spritz a Milano? Cioè, ne prendo 20, spendo 10 euro. 20. Ti devi bippare. Vieni qua con una compagnia di tosi, raga, vi offro da bere. Tiri fuori 4 euro, siete in 8, avete pagato da bere a tutti. La pausa lunga come era prevista, visita a Peniche. Alla fine in realtà non avevamo visto la cosa che dovevamo vedere, ma ce ne sbatte poco. Comunque Peniche l'abbiamo vista ed è parsa carina. Poi abbiamo visto le foto vere del posto che volevamo vedere e pareva una merda e avremmo dovuto comunque lasciare la bici, era un po' un casino. Quindi non importa, ora riprendiamo. Dopo la pausa ovviamente si sta sempre molto bene, rigenerati. Ovviamente nel mentre ho perso Taddei. Come cazzo fa a perdersi in 20 metri? Se non ricordo male, adesso abbiamo un lungo tratto in realtà piatto, lungo 15-20 km, no? Sta roba incredibile. E alla fine si concentrano tutte le salite. Che ci vuoi fare? Nulla, le facciamo piano piano. Qui ovviamente un sacco di scuole di surf,
surfers in generale, e robe legate al surf, cioè non, ma tipo ogni 3x2. Questa è la patria del surf, giustamente, cosa vuoi trovare? E torniamo su un gravel molto sabbioso. Il problema di questo gravel è che ti si imbarca la bici, oltre che a piantarti un po'. Poi non so cosa sia passato qua, ma questo mestiere questa qua. Questa roba mi tocca qua, mi gratta. Cosa è successo? C'era la sabbia. Quando vedi che ti sfugge devi spostare il peso indietro. Dai amore, che ce la fai qua? Ma che è così forte, guarda. Non va, non va la bici. Sento che dice su a qualsiasi cosa da dietro. Mamma mia quanta sabbia. Poi lei ha anche le ruote più fine delle mie, quindi può essere che si impianta più facile e quindi fa più fatica. Scendi amore se non ce la fai. Eh sì, questa casetta è proprio uno spettacolo. Ma qua mi pare che siano tutte belle casette, amore. Siamo in sto posto che non so come definire, villaggio, boh. Si chiama Praia del Rey ed è tutto molto bello. Le case sono fighe, è tutto stracurato. Ma ti piace più la discesa o le pause bar? Pause bar no, la discesa dipende. La discesa deve essere così. Non e troppo pendente. Mancati, mi tocca scendere. Cambio leggero, amore, te che il cambio più duro. Ancora ne hai se vuoi, eh. Non va più. Sì che va più su. È ancora l'ultimo. Oddio! No, vuoi farlo bene. L'hai finito? No, sto sudando tutta. No, ti ho detto. Il mio cappello. Fai fare fatica anche a me. Guarda lì che ritorno su. Ti do, posso dare lo slancio? Questo ce la fai, dai. Male. No, perché sto male, smettila! Non mi toccare! Mamma, muovimi! Ma come non vuoi che ti spinga? Mi fai fare più fatica! Te il pedale a me non lascia tutto no. Teso a me? Dai, facciamolo! È piatto, ce la faccio io a portarti! Via così, eh! Non cazzo! Piano, vai, pedala piano! Non posso dar piano, perché non va? Vai da sola allora. Va, a vuoto. Perché il cambio sono più leggero? Decathlon non fai bici che non va. Amore, vieni. Si è fermata a fare non so cosa. Mi sto rompendo i coglioni di ste strade in sabbia. Bello, fuori dal traffico, in mezzo alla natura. Però non si va avanti. La mappa ci diceva di entrare per quella strada, ma c'è un cancello chiuso, di certo non potevamo farlo. Quindi proseguiamo per questa strada che è asfaltata pure in discesa, quindi al momento schifo non fa. Non ti fa strano che non c'è nessuno? Ti sembra post apocalittico come paesaggio? Secondo me qua sono in lockdown per il Covid. Si mette anche aero, eh? È corta ma impegnativa, amo. C'è un tratto Bordeaux. Vuoi che ti aiuto in qualche modo? Spinta? Bici, eccomi. 7% portando 40 kg di bici in totale, si fa sentire. 9 ancora di più. 10, 11. È stata tosta, ma ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro, paesaggi sempre più aridi. Non so come mai, cioè, in teoria stiamo andando verso nord. Pingo un po'. No, voglio scendere. Prendo la bici. Eccoci di nuovo così. Alessia ha male a una gamba, ma perché il weekend scorso ha preso una spina sotto un piede e quindi ha fatto 4 giorni a praticamente poggiare solo quella gamba che adesso le fa male. Ed è una cosa che si porta dietro da prima di iniziare questo viaggio. Vabbè, dobbiamo conviverci. Poi che lei non ci metta tutta la grinta del mondo è un altro discorso. Faticoso. Altro tratto in gravel di cui non ne avevamo bisogno. Con le elettriche quei due là, amore. Questa è la sesta salita su 8 totali. Non so come sia, in teoria non era così tosta, però adesso che la vedo lo è. E vabbè, in qualche maniera faremo anche questa. Spero almeno sia corta. Dovrebbe essere 700 metri in realtà, quindi sicuramente lo è. Io ovviamente parlo di salite quando in realtà questi sono strappettini, però visto il nostro livello sono salite vere.
Vuoi darmi la bici? Tutto le rode che scorre. Oh, un alfettone! Avessi il rapporto giusto, mannaggia me. Ci eravamo fermati in un ristorante per andare in bagno e prendere un caffè, ma la tipa fa ad Alessia che non è una caffetteria e ci ha mandati via. Praticamente andando via io ho fatto un paio di foto al locale perché da bastardo volevo dargli una stella su 5 ovunque. Il cameriere mi ha visto e ci ha regalato due acque. Ciò non cambia il tuo atteggiamento di merda. In tutto ciò siamo alla penultima salita, la settima di 8. Finita questa c'è l'ultima salita che in realtà è anche la più tosta purtroppo. E poi siamo arrivati. Facciamo una piccola deviazione per consentire ad Alessia di andare in bagno. Poi andiamo dritti verso l'hotel. Ultima pausetta bar di questo giro. Come stai, amore mio? Bene. Insomma, un po' stanca, ti vedo. Sì, ho voglia di arrivare, madonna, sono le 4, che palle. Andiamo, andiamo. Non hai più voglia di andare in bicicletta? No. Basta. Basta. Vuoi che ti prendo un motorino? Sì. Sta per iniziare, amore. L'ultima asperità di giornata. Prima volta che uno fa un viaggio in bicicletta e fa braccio. Mamma mia, mi tira. Smetti di pedalare. No, mi fa male, ho bisogno di stendere. Vedi amore però, perché io ti dico la sella alta, hai sempre le ginocchia piegate. Per quello ti fa ancora più male. Dammi la bici e vado su io. Dai, fai a piedi questo pezzettino qua per piacere. Dammi la bici. Che mi devi dire su, sbagli. Mi fai far più fatica per l'ultimo. Ma perché amo? Smetti di pedalare, cazzo! Pedala piano, metti un rapporto più duro! Sì, no, via! La scelta di non avere una bici aerodinamica. Adesso la sento perché a ste velocità essere aerodinamici fa la differenza, che staremo andando via tipo i 7 all'ora forse, quindi l'attrito aerodinamico si fa molto sentire. Zitta zitta, del suo passo sta salendo, eh. Non devi rispondermi. Come sale? Un portento. Un vero portento. Lei imperterrita, dicendomi un po' su per darsi carica, ma è salita, eh. Adesso c'è il pezzo facile dove magari può andare in crisi psicologica, però il duro è fatto. Bravissima amore, bravissima. Sì, immagino sia lui. Sì, è lui. In ogni caso non sappiamo se questa sia la struttura, ma anche oggi ce l'abbiamo fatta. È stata brava Alessia, eh? Salita finale mi ha sorpreso. Io non sapevo fosse quella brutta. Praticamente, avete presente che le ragazze quando si incazzano iniziano a camminare più forte? Secondo me ha sfruttato quel tipo di leva morale, si è incazzata con me, ha iniziato a pedalare forte e ce l'ha fatta a fare la salita da sola. 67.19 km hai fatto, amore mio. Forte. E non capisco quanto dislivello, 741 metri di dislivello. Che forte, in 20 ore, ma che forte. Contento il Garmin perché ha preso tanto sole.